Sì, grazie a Michele Morandis e invitiamo Francesca Ceroni, di fare studio fraternità nel 2020, dopo il periodo del lockdown, quindi un periodo molto intenso. Al suo posto... No, c'è. Lasciamo la parola a Francesca. Ciao a tutti. Io sono appunto Francesca e sono da questa parte del tavolo non tanto perché la mia esperienza ha qualcosa da dire in più degli altri, ma questa è la mia storia e raccontarla in poco, così poco tempo non è semplice, ma cercherò di dire i punti un po' più significativi. E c'è da dire che appunto io sono molto grata a questa esperienza. E sono entrata in fraternità in un periodo di grande confusione e sono da sempre stata legata alla parrocchia, e però in quel periodo stavo facendo un milione di cose. Facevo il catechismo, ero responsabile di campi estivi per ragazzi, avevo appena concluso il sinodo dei giovani, e ero entrata nella pastorale giovanile, cantavo in alcuni cori e era un continuo correre a destra e a sinistra e ogni tanto mi chiedevo ma perché cosa sto facendo tutto questo, per chi lo sto facendo. E in più ero in un momento di transizione perché mi stavo laureando e fino a quel momento per me la laurea era stato il fine ultimo della mia vita e al dopo non ci avevo proprio pensato. E quindi avere questo buio che pian piano si avvicinava, al quale non riuscivo a dare forma, e mi faceva paura. E poi stavo con il mio ragazzo Luigi da ormai 8 anni e pensavo che fosse ormai arrivato il momento di prendere un po' in mano la cosa e capire insomma insieme che cosa volevamo fare. Quindi in questo momento un po' così mi arrivò quella domanda: Fra, ma perché non entri in fraternità? E io no, figuriamoci, non voglio entrare assolutamente, non fa per me, non ne vedo il motivo. E questa persona insisteva, tra l'altro, mi ha chiesto 2 o 3 volte, io alla terza mi sono anche un po' arrabbiata, cioè basta, t'ho già detto di no, lasciami stare. E sembrava un po' che il mio cuore desiderasse tantissimo partecipare a quell'esperienza lì, però il mio cervello, la mia testa mi diceva il contrario, mi diceva no, guarda, cioè, la tua strada ormai è già segnata, ti devi laureare, comincerai a lavorare, poi chi lo va a raccontare alla tua famiglia, ai tuoi amici che vuoi andare un anno in fraternità, in seminario. E, presa da tutti questi pensieri, un giorno decisi di cominciare a leggere un libro che aveva comprato il mio ragazzo Luigi, pensando che potesse essergli utile, e peccato che poi in realtà non lo lesse mai, rimase sul suo comodino per un sacco di tempo. E questo libro si intitolava Lascerai tuo padre e tua madre dalla schiavitù dei bravi ragazzi alla libertà dei figli di Dio. Cominciai a leggerlo pensando che mi mettesse un po' il cuore in pace, che mi dicesse, senti, cioè ormai questa storia non fa per te, mettila da parte. E in realtà io mi ritrovai tantissimo in quelle pagine, immersa in tantissime cose, senza capire dove fosse il Signore in tutto quello. Completamente schiava, nel senso che ogni cosa bella che mi doveva, cioè che mi capitava, io dovessi meritarmela. Mi ero resa conto di essere completamente rivestita di sensi di colpa verso qualsiasi persona o anche essere inanimato, tant'è che non ero libera nelle scelte che facevo, ero assolutamente schiava e non sapevo che cosa fosse la libertà. E quindi a quel punto, sostenuta da chi mi voleva bene, da Gigi e da alcune mie amiche, sono riuscita a prendere la decisione di entrare in fraternità. E in realtà ero preoccupatissima quando sono entrata. Ho portato con me una valigia piccolissima, un bagaglio a mano con poche cose,
perché nel caso fosse andata male avrei fatto presto a rifare le valigie. E, ma in realtà una mia amica Laura mi aveva detto: guarda che una volta che metti i piedi lì dentro poi non ne vuoi più uscire. E infatti così è stato. Che cosa mi ha insegnato la fraternità? Allora, penso che la fraternità sia, ti insegna a vivere, sia una palestra di vita intensiva, dove in poco tempo hai modo di lavorare tanto su te stesso. Tant'è che una volta uscita mi sono chiesta come avrei potuto fare, imparare tutto quello che ho imparato al di fuori di quell'esperienza lì. E la cosa più bella è che il dono, la risorsa, lo strumento principale del quale che usi per lavorare su te stesso sono gli altri che stanno condividendo con te il tuo cammino e che appunto non ti sei scelto. In fraternità ho imparato la cura e fin dal primo momento in cui ho messo piedi in quella casa persone che non mi conoscevano si stavano già prendendo cura di me. Qualcuno aveva preparato la pizza, qualcuno aveva pulito la stanza e l'aveva tutta riordinata e qualcuno aveva perso tempo nel farmi un po' ambientare e portare su le mie cose. E quindi così subito sono entrata in un circuito nel quale poi ti accorgi di non poterne fare più a meno, cioè più dai e più ricevi, più perdi tempo per gli altri e più in realtà sei felice. E questa cura si vive un po' tutti i giorni in quella casa, e un po' immersa nei servizi dove ci siamo divisi, magari fare le pulizie, fare la spesa, oppure stendere la lavatrice di qualcuno perché magari non era arrivato a farlo, preparare da mangiare, alzarmi tutte le mattine per le lodi, anche quando non ne avevo voglia, ma perché sapevo che nell'altra stanza c'era qualcuno che mi stava aspettando. Oppure, per esempio, essere fermata in un corridoio da una sorella nel momento in cui decidi di andarti a letto, ma lei invece in quel momento decide di raccontarti tutta la sua giornata e ti attacca un pippone incredibile. Quindi in tutto questo potrei continuare all'infinito in questi esempi, però smussava una parte di me e faceva entrare l'altro in modo tale che io potessi prendermene cura, e allo stesso tempo poi io mi ritrovavo dall'altra parte ad essere aiutata, ascoltata, spronata e consolata. In fraternità ho imparato anche a vivere la fede, e sarebbe stato diverso da sola. Penso che la forza della comunità sia fortissima in questo, e ora che sono uscita me ne rendo ancora più conto. Pregare con gli altri ti aiuta, perché sei spinto da una fatica comune e inizialmente sei trascinato. Poi pian piano ti rendi conto che in realtà in quella cosa lì ci stai bene, cioè ti fa stare bene, è una cosa che ti piace. E quindi il essere trascinato diventa un po' un allenamento alla fedeltà, e quindi a scegliere di voler stare in quella cosa lì, a scegliere di alzarti tutte le mattine oppure di partecipare a momenti di preghiera comunitaria. E ora che sono uscita è difficile coltivare questa fedeltà, però la fraternità mi ha aiutato anche in questo, perché mi rendo conto di voler ricercare comunque un insieme, una comunità, una chiesa con cui condividere questa cosa, perché quando hai le batterie un po' scariche hai bisogno che qualcuno ti prenda un po' per mano e ti dica: vieni che lo facciamo insieme. E questo aiuta tanto. La fraternità ha fatto del bene anche alla mia relazione con Gigi, questo perché ha fatto luce un po' sui miei desideri, sui desideri che avevo sulla nostra coppia, e penso che ha aiutato tanto anche lui, perché per la prima volta io mi stavo prendendo un tempo per me stessa, e in quel momento lì lui ha dovuto un po' aspettarmi, guardarmi da fuori e alle volte anche magari pensando di perdermi, anche se non c'era questa intenzione, però anche lui ha... diciamo è servita questa esperienza per fare luce sui suoi desideri, tant'è che poi dopo la mia esperienza abbiamo anche deciso di sposarci.
E concludo dicendo che la fraternità mi ha lasciato, mi ha insegnato a lasciare andare, la mia comfort zone, fidandomi. E questo lo dico banalmente perché, per esempio, io mi sono trovata a condividere la stanza con una sorella che un giorno, mentre io stavo dormendo, alle 3 di notte ha deciso bene di accendermi l'interruttore perché non era arrivata a farsi lo zaino per la partenza del giorno successivo e quindi aveva pensato bene di farlo alle 3 di notte. E ovviamente l'avrei uccisa in quel momento. Però allo stesso tempo quella persona lì era poi la stessa che magari mi incitava a dire quello che pensavo, a fare quello che ritenevo fosse il mio bene, proprio perché lei era estremamente libera, era indomabile in questo, e quindi in questa sua insomma diversità, ecco, mi ha comunque aiutato. E quindi questo mi ha spinto a capire che ogni cosa, ogni persona che incontriamo, non è mai a caso, c'è la provvidenza di mezzo, sono lì per un motivo. E in fraternità ho imparato anche a lasciare andare le persone, questo perché inevitabilmente ad un certo punto un fratello deve prendere e andare perché ha concluso il suo cammino e magari proprio quella persona lì era quella con cui ti eri legato di più e quindi si sente la fatica. Però allo stesso tempo penso che questa cosa qui sia un grande allenamento alla libertà dell'altro, a lasciarlo libero. Infine, lasciare andare quella casa per me non è stato semplice, però allo stesso tempo è stato un modo per rilanciarmi, no, nel mondo. E mi sono rivista un po' in Pietro quando Gesù lo chiama insieme a Giacomo e Giovanni sul Monte Tabor, dove avviene la trasfigurazione, e Pietro è talmente contento che dice a un certo punto: Signore, rimaniamo qua, facciamo 3 tende, non voglio scendere, si sta bene qua, non voglio andare giù a far fatica. E invece in realtà Gesù ci dice proprio il contrario, ci dice di andare nel mondo e portare agli altri ciò che abbiamo vissuto, ciò che abbiamo visto. E quindi in forza di questo appunto sono uscita e sono riuscita a fare poi altri 2 salti, 2 volte nel vuoto, altri 2 atti di fiducia che sono stati quelli appunto il primo di sposarmi e poi adesso di accogliere dentro di me una nuova vita per la quale non mi sentirò mai all'altezza. E, però per questo, grazie alla fraternità, quando mi sento di fronte a un desiderio con la D maiuscola che mi rendo conto essere stato intessuto nel mio cuore, a quel punto mi dico: Signore, se è questo quello che vuoi per me, sia fatta la tua volontà. E quindi ringrazio tanto questa esperienza per questo.